Buongiorno a tutti, venerdì 9 febbraio, mercati azionari, soprattutto americani, in piena euforia con nuovi massimi storici di Standard & Poor's 500 e Nasdaq 100 e nuovamente migliore chiusura di sempre del Dow Jones. Vi ho già detto ieri che a mio avviso, anche se ho visto che alcuni di voi non sono d'accordo, nel comparto tech americano, soprattutto sui titoli dell'intelligenza artificiale, cominciamo a essere all'interno di una bolla. Una bolla non significa che domani scoppierà tutto, però significa che il rischio che ci siano dei prezzi assolutamente gonfiati è molto alto. Voglio ancora precisare quanto detto ieri su ARM. Lasciamo stare un attimo l'EBITDA, l'utile netto, perché magari hanno anche più marginalità di altre società di semiconduttori, dovrò approfondire ulteriormente la questione. Però basandoci anche solo sul fatturato, ammesso che nel 2024 dovesse centrare la previsione più alta del fatturato, stiamo là, 4 miliardi di dollari fatturato, sinceramente non mi sembra serva uno scienziato per capire che una valutazione di arrotondo 120 miliardi, credo che l'intraday sia stata anche superata questa soglia, sia decisamente troppo tirata, perché probabilmente questo si traduce in oltre 100 volte l'EBITDA e oltre 300 volte l'utile netto. Quindi purtroppo a livello magari di immobili, quando c'è una bolla riusciamo tutti a capirlo, sulle azioni è sempre qualcosa, se vogliamo, di aleatorio, però chi avesse esperienza sa che poi anche in tempi non troppo lunghi normalmente il mercato queste situazioni ce le fa assolutamente pagare, e poi è sorta di palanca di tsunami che coinvolge tutti i mercati, perché quando la bolla scoppia, e l'ultima è stata quella del 2001 al livello tecnologico, poi c'è stato il problema di subprime nel 2008, bisogna sempre stare molto molto attenti. Vi condivido lo schermo per farvi vedere quello che dicevamo prima: massima figura di sempre Dow Jones, Standard & Poor's 500 che intraday arriva sulla fantomatica quota di 5.000 e chiude 4.907,91, che è la chiusura più alta di sempre, nuovo massimo del Nasdaq composite a 15.213, massimo storico del Nasdaq 100 a 17.814, e devo dire che nonostante sia l'indice americano dietro, ieri c'è stata una bella seduta del Russell che ha finalmente recuperato la rialzista partita dai minimi del 10 di novembre, per cui i target che vi avevo detto 2003, 2005, 2011 sono ampiamente alla portata. Chiusura anche quasi sui massimi per il nostro FTSE MIB Futures, che chiude a 31.280 dopo aver fatto questo minimo a 31.000, che però è un minimo al quale, scusate, ho assistito in diretta, perché è avvenuto tra la chiusura del mercato di uno e l'inizio dell'after hour. Sono stati 90 contratti a 31.000, ma sono passati fuori mercato per quello che ho potuto vedere. Adesso siamo in questo trading range piuttosto stretto, compreso tra 30.980 e 31.355. Vediamo oggi che intenzioni hanno i mercati europei, che comunque Eurostox a parte stanno facendo un po' più fatica rispetto agli indici americani. Veniamo adesso ai futures. Vedete che quelli americani sono moderatamente negativi: Dow meno 0,08, Standard 500 meno 0,05, Nasdaq 100 meno 0,02, Russell 2000 meno 0,13, DAX è più 0,01, Eurostox meno 0,04, K meno 0,40, Hang Seng ha chiuso
praticamente dopo mezza giornata, perché c'è il capodanno cinese meno 0,01, Singapore meno 0,64, il Kospi è addirittura chiuso. Non ci sono molte notizie macro nella giornata di oggi, direi che la più importante è quella relativa all'inflazione in Germania, che vediamo se diciamo seguire in diretta, magari visto che manca veramente poco, possiamo un attimo, ecco, tornate indietro, aspetta. Vediamo se riusciamo a vedere il dato in diretta, così lo vediamo insieme. Comunque, per quanto riguarda l'inflazione, era 0,1, prevista più 0,2, ecco, quella, questa è quella mensile. Poi quella annuale invece è 2,9 la previsione, da 3,7. Nel frattempo che aspettiamo l'uscita del dato, guardiamo, ma al di là di qualche dato in Canada sulle trivelle Pecari Hughes, non è così fondamentale, quindi direi non ci sono altri dati macro significativi. Vediamo se, ricaricando la pagina, anche se c'è il refresh automatico, sì, invariato, tutto secondo le previsioni, per cui questo dato non dovrebbe portare saldi scompensi, perché è vero che c'è una crescita dello zero su base mensile, ma siamo scesi comunque, ed è stato confermato, al 2,9% su base annuale. Quindi se invece di avere questa visione unilaterale verso il 2% come inflazione da parte delle banche centrali ci fosse già un 3%, ci sarebbero tutte le condizioni per alzare, per abbassare i tassi. Ieri moltissime trimestrali mancavano ancora all'appello, i limiti, che era quella che mi interessava di più, e i limiti, vi dico la verità, me la spiego davvero poco, perché ormai siamo scesi una capitalizzazione di 425 milioni di euro, ha fatto 104 milioni di utile netto, il più elevato nella storia di limiti. Sinceramente, prendiamo un attimo il grafico, se non rimbalza oggi non so quanto potrà rimbalzare. Vero, ha tenuto quantomeno l'area di supporto poco sotto 5, però oggi, anche se graficamente non c'erano proprio le premesse perché questo accadesse, mi aspetto almeno un ritorno sulla media mobile a 100, 5,26,2, poi sulla media mobile a 50, 5,34. Ha rilasciato anche Mediobanca, come tutte le banche. Poi per esempio ieri ho notato che, non per chi detiene BAMI, mi sono permesso di dire dati non esaltanti, perché BAMI comunque capitalizza più di 7 miliardi e ha conseguito un utile netto nel 2023 inferiore a quello di BPER, che ne capitalizza solo 5, per cui questi confronti è opportuno farli. I numeri di Mediobanca sono piuttosto buoni, la crescita dei ricavi non è, per carità, eccezionale, più 4% anno su anno, utile netto più 10%, margine interesse più 18%, CET1 15.3. Graficamente però il titolo stava dando un segnale abbastanza negativo, perché aveva, vedete, intrapreso un'impostazione ribassista con un primo target sulla media mobile a 111,55, vedremo oggi come reagisce. Poi abbiamo ovviamente da parte dell'agenzia di stampa la ribattuta di tutte le trimestrali uscite ieri, Banco BPM archivia l'esercizio 2023 con risultati di deciso progresso in linea con la guidance, che permette di proporre agli azionisti un dividendo più che raddoppiato rispetto all'anno precedente. Avevo detto forse 62, invece dovrebbe essere 56 centesimi. Graficamente l'obiettivo è un ritorno in area 5,20, eventualmente poi c'è questo 5,28,2, 5,308. C'è stato Banca Mediolanum, che addirittura ieri ha rotto al rialzo. L'amministratore delegato Massimo Doris
è ottimista sul parere BCE relativo al ripristino dei diritti di voto di Fininvest per la quota eccedente del 9,9%, ma l'Italia richiede tempo. La banca ha chiuso il 2023 con utile netto in rialzo del 62%, 821 milioni. Qua vi avevo già fatto vedere come l'obiettivo fosse questo massimo di ottobre 2021, 989,2. Poi ancora Intesa San Paolo, in questo caso ci sono le altre dichiarazioni di Messina, che dice che l'istituto sta cercando di finalizzare la cessione attività in Russia, ma è ancora ostacolato da problemi di natura burocratica. Ovviamente questo non è incoraggiante, tra virgolette, per il titolo, ma mi sembra che già a bilancio fosse stato dichiarato che ormai il peso della Russia è sostanzialmente limitatissimo, e anche Unicredit sta facendo la stessa cosa. Per quanto riguarda Unicredit, mi manca un po' il passaggio della svalutazione delle attività in Russia, perché io ricordo nel bilancio 2022 soltanto 500 milioni di accantonamenti. Poi in un'intervista successiva Orsel aveva parlato di un costo per la Russia di 5,5 miliardi, però purtroppo ci vorrebbe anche tanto tempo da dedicare, e io non l'ho per vedere ogni singolo punto. Montepaschi, in anno saranno 300 nuove assunzioni alla rete commerciale, dice un accordo raggiunto ieri con Fabi e altre sigle sindacali. Il titolo è su massimi di periodo, adesso è ovviamente in un terreno un po' più pericoloso, perché in ogni caso non credo che possa salire ancora tantissimo, considerato che c'è anche la cessione della quota da parte del MEF, visto che l'ultima è venuta a 2,92, siamo già sopra 3,50, però sicuramente è probabilmente la banca che ha rilasciato meglio rispetto alle stime nell'anno solare 2023. Rimane un micro gap aperto a chiudere a 3,441, vedremo oggi come prosegue il titolo, anche se quel target importante con la chiusura gap di 3,56,3 l'ha poi chiusa. L'ha poi chiuso. Dunque, MFA è in una situazione sicuramente negativa a livello tecnico, e punta sulla media mobile a 100, ovvero 2,12,75, poi minimo del 23 novembre 2,01. In questo caso l'autorità antitrust austriaca ha autorizzato la società ad aumentare la quota direttamente tenuta nella tedesca ProSiebenSat.1, condizionato ok al rispetto di alcuni impegni relativi alla salvaguardia del pluralismo in Austria. Però io vedo sia la A che la B in fase di correzione. Ieri ha provato un mini rimbalzino la B, però ancora sotto la media mobile a 103,05, primo obiettivo è 2,89,1, minimo 23 di novembre. Poi vediamo Leonardo, la società conferma la guidance per 2023, i risultati preliminari del gruppo verranno diffusi il 29 di febbraio, mentre il piano industriale e la guidance saranno presentati il 12 di marzo. Adesso vedo il titolo in trading range compreso tra 15,85,5 e 16,88,5, 16,90. Chiudiamo con il Credem, che ha rilasciato dei dati, come tutte le banche in questa tornata, piuttosto positivi. Utile netto 562,1, un aumento del 72,4 sull'anno precedente. La risposta proposta dividendo è pari a 65 centesimi, doppio rispetto ai 33 centesimi del 2022. Titolo in trading range, dopo aver fatto massimi di periodo a 8,76, credo che stia cercando di rimanere nella parte bassa del range, 8,34-8,25. Vediamo se quello che è stato un bilancio anche qui molto positivo invece possa eventualmente far tornare il titolo nella parte alta di questo range. Con questa analisi ho concluso il video odierno, auguro buon trading a tutti, vi aspetto domani in tarda mattinata per il video di riepilogo settimanale per tutti i principali indici mondiali e per il nostro FTSE MIB, e domenica
per quello invece di Mid Cap, Star e Growth. A domani.